L'universo cyber continua a essere un mondo con il quale ci dobbiamo confrontare e ci dovremo confrontare sempre più perché sarà onnicomprensivo, cioè assorbe in sé tutta una serie di elementi e di criticità che prima avevano una loro dimensione isolata e spesso limitata. Oggi invece tutte queste minacce e tutte queste situazioni acquisiscono una dimensione globale perché i sistemi di comunicazione, i sistemi di sviluppo, la cyber, la capacità informatica e di telecomunicazione rende questi settori che prima erano, potevano essere considerati marginali o semplicemente secondari, oggi diventano tutti settori primari, tanto che anche le crisi, le problematiche che si sviluppano in aree lontane, anche da quelle che abbiamo citato, sono rilevanti e possono essere rilevanti per il nostro paese e per la nostra sicurezza. Gli strumenti delle telecomunicazioni, delle comunicazioni, gli strumenti del cyber possono svolgere in un periodo anche di attività elettorale un loro ruolo e noi su questo siamo particolarmente attenti, svolgiamo con la massima attenzione il nostro ruolo e abbiamo messo a disposizione la nostra le nostre capacità, la nostra organizzazione per poter sempre essere presenti e attenti ed evitare che sia l'attività di propaganda, sia l'attività di votazione non subiscono influenze negative.